Ma insomma, l'occupazione di Gaza, i massacri a Gaza avvengono ormai da molti mesi. Perché la protesta si è inasprita proprio questa settimana? Cos'è successo? Beh, in realtà la grande novità è stato che è stata chiamata la polizia per la prima volta alla Columbia, come non succedeva da decenni. Le proteste degli studenti per la Scusa, fa Palestina effetto, perché siamo dentro New York, qua stiamo vedendo. vanno avanti da mesi, ma c'è un punto di svolta. La preside, o la presidente, come si dice negli Stati Uniti, Shafik, la prima donna presidente della Columbia, nata ad Alessandria d'Egitto, e lei da una famiglia di insegnanti musulmani, aveva scampato un'audizione al congresso molto famosa di dicembre, quella in cui vengono chiamate, perché il congresso, i repubblicani al congresso hanno visto alcuni episodi che li preoccupano di antisemitismo, eccetera. La preside dell'MIT, di Harvard, vengono chiamate al congresso e gli viene fatta una domanda provocatoria, un'ipotetica che non è stata pronunciata da nessuno, ma in cui la parlamentare repubblicana chiede a queste presidenti di università invocare il genocidio degli ebrei è contro le politiche, il regolamento della vostra università. E loro, per proteggere il free speech, la libertà di parola, dicono dipende dal contesto. Scandalo, questo video fa il giro del mondo, alcune si devono dimettere, perdono i fondi per queste università che sono private. La Shafik, la preside della Columbia, si salva perché aveva un appuntamento all'estero. La sua udienza viene rimandata a metà aprile. E lei, ovviamente, avendo visto anche com'è andata Con gli per le altri. altre, sta molto attenta. Quindi, mentre è in audizione, le chiedono conto di alcuni, la grande maggioranza della protesta è pacifica, nelle azioni sono tutti pacifici. Alcuni manifestano soltanto per Gaza, qualcuno nella retorica invece ha detto delle cose violente e ha inneggiato, per esempio, a Hamas. Le chiedono conto di questi episodi. Lei, per non finire come le sue colleghe, secondo i suoi studenti, dà troppo retta ai parlamentari, soprattutto repubblicani, concede troppo. E contemporaneamente gli studenti della Columbia cominciano il primo presidio con le tende, il primo accampamento. Lei torna nell'università, i repubblicani le dicono: adesso però deve agire, visto quello che ci ha promesso al congresso sotto giuramento, lei questo presidio che è illegale lo deve sgomberare, e si chiude nella sua stanza per 24 ore, chiede consigli, chiama, eccetera, finché dopo queste 24 ore chiama la polizia per la prima volta, sperando, sbagliando forse, di calmare così la protesta. Invece, chiamando la polizia la prima volta, la protesta si moltiplica, si Certo, allarga. perché Aizza. Gli studenti della Columbia occuperanno Hamilton Hall, ci sarà lo sgombero che abbiamo appena visto. Questo succede anche in molte altre università, in particolare il caso della UCLA a Los Angeles, Abbiamo visto. dove la violenza non è del presidio, ma è degli esterni che lo Che sono aggrediscono e la entrati. polizia Ti per interrompo un ore attimo non perché, rimanendo interviene. ancora sulla Columbia, perché vorrei che ne continuassimo a parlare con un testimone d'eccezione, voce di Radio 3 che scrive per il Domani, ma che è lì adesso come studente per un master, siamo collegati con Davide Lerner. Ciao Davide. Buonasera a voi. Allora, Buonasera. buonasera a te. Senti, e lì sono le 4 adesso, giusto? Le 4 e 3 minuti, Esattamente. 6 ore prima di noi. Senti, allora intanto appunto portaci la tua. Tu sei lì per un master, giusto? Alla Columbia. Sì, sono qui per un master di giornalismo che faccio con Alexander Stille, giornalista italo-americano ben noto in Italia. Sì, certo, molto conosciuto anche qui da noi. Senti, dici cosa hai visto? Cecilia ci ha raccontato il quadro, la cornice di questa storia, le cause. Dimmi tu invece cosa hai visto lì, proprio con i tuoi occhi in questi giorni. Per prima cosa dovreste intravedere dietro di me i luoghi di cui ha appena raccontato Cecilia Sala. Prima di tutto, il prato che vedete dietro di me è quello dove fino al 30 aprile sorgeva l'accampamento famoso filo pro-Palestina. Si vedono ancora i segni delle tende. Il 30 aprile, con un'operazione molto cinematografica, pareva dovessero catturare Osama Bin Laden. Gli agenti della NYPD sono intervenuti per rimuoverlo.
Dietro il prato vedete dei tendoni, un altro prato coperto da delle specie di tendoni verde scuro. Quello era il prato del primo accampamento, quello del 18 aprile, quello che l'indomani, all'indomani dell'udienza della presidentessa Shafik al congresso, lei aveva deciso di smantellare, ottenendo l'effetto boomerang a cui accennavate. Sullo sfondo invece c'è l'edificio Hamilton, l'edificio che il 29 aprile, nel cuore della notte, gli studenti hanno occupato, in qualche modo provocando un'escalation nel confronto con l'amministrazione, dopo che il dialogo per trovare un accordo tra le parti era naufragato. È durata l'occupazione dell'edificio Hamilton nemmeno 24 ore e, come sappiamo, è poi intervenuta nuovamente la polizia, che deve essere invitata dentro il campus universitario, perché la Columbia è un'università privata. E quindi, quindi non è pubblica. Ah. Senti Davide, ma tra i pacifisti ci sono anche invece dei violenti, che, diciamo così, come in tutte le manifestazioni di massa, c'è sempre il rischio, no, che si infilino dentro dei balordi, come si dice. È così anche in questo caso oppure no? Ma direi che tra i manifestanti, gli studenti che hanno manifestato all'interno del campus della Columbia, non c'è mai stata violenza e anche io stesso, da studente ebreo, non ho mai percepito alcun rischio, benché minimo, alla mia persona. Allo stesso tempo non so se definirei questi manifestanti pacifisti, perché, come sappiamo, gli slogan sono stati abbastanza radicali. 1, 2, 3, 4, State of Israel no more. 1, 2, 3, 4, mai più lo Stato di Israele. Oppure we don't want the two state, we want all of it. Non vogliamo i due stati, noi vogliamo tutto. Quindi se da una parte c'era una protesta giusta, dal mio punto di vista, nella sostanza, dopo 7 mesi di operazione a Gaza con decine di migliaia di vittime civili, operatori umanitari uccisi, giornalisti ammazzati a decine, era certamente giusto provare, attraverso la protesta studentesca, a farsi sentire dalla Casa Bianca. Dall'altra parte la retorica è stata esagerata, i messaggi forse potevano essere calibrati meglio, e se fossero stati calibrati meglio forse anche la pioggia di critiche, accuse di antisemitismo e violenza sarebbero state più facili da respingere al mittente. Guarda Davide, volevo mostrarti adesso un video che è diventato, come si dice in gergo, virale, perché evidentemente ha toccato una corda che ha colpito tutti. Te lo faccio vedere. Do you want students to die of dehydration and starvation or get severely ill, even if they disagree with you? If the answer is no, then you should allow basic, I mean, it's crazy to say because we're on an Ivy League campus, but this is like basic humanitarian aid we're asking for. Like, could people please have a glass of water? But they did put themselves in that, very deliberately, in that situation and in that position. So it seems like you're sort of saying, we want to be revolutionaries, we want to take over this building, now would you please bring us food and water? C'è anche dell'ironia del giornalista, cioè in italiano, in Italia diremmo, volete fare la rivoluzione d'accordo con i carabinieri, no? Cioè volete occupare, però poi volete che da fuori vi portiamo il cibo. Ecco, cosa c'è di in tutto questo, anche un po' così, un po' di fuori luogo, oppure, cioè, qual è la tua opinione vista da lì, di una storia come questa? Bisogna distinguere due situazioni. Quando era ancora presente, attivo l'accampamento sul prato alle mie spalle, le donazioni, le cibarie che arrivavano da professori, da sostenitori, erano tantissime. C'era un forte sostegno, non solo d'opinione, ma anche materiale. Quando gli studenti si sono barricati dentro l'edificio Hamilton, che vedete in fondo alle mie spalle, hanno fatto questa conferenza stampa francamente con effetti un po' comici. Eravamo poche ore dall'arrivo degli agenti dell'NYPD e io ho visto con i miei occhi, utilizzavano una specie di corda attaccata a un cestino
per rifornire i contestatori barricati dentro il palazzo con cibarie e cose di ogni tipo. Al contempo però è come se avessero questo bisogno di provare ad identificarsi con i palestinesi di Gaza, e quindi hanno utilizzato questa retorica un po' buffa accusando l'università di non garantirgli diritti umanitari, di negargli accesso a cibo ed acqua, con effetto appunto un po' comico. Devo dire, talvolta la protesta non è stata abilissima nello scegliere i propri portavoce. Sì, e questo, il video che hai mostrato è uno di quei casi. Sì, è un po' l'effetto grottesco che tu l'hai della gente che muore strangolata. Usare i termini starvation, diciamo, di Gaza, morire di fame, nel cuore di New York. Qualcuno di voi ha un'ultima curiosità da chiedere, una curiosità da chiedere a Davide? Io vorrei sapere sull'evoluzione, cioè che cosa crede Davide che possa accadere adesso? Cosa accadrà, Davide, dice Maurizio De Giovanni, ti chiede. Allora, in questo momento a Columbia c'è un clima surreale, perché come vedete alle mie spalle il campus è completamente vuoto, l'accesso è negato persino a studenti e professori. Io sono entrato facendo carte false attraverso la scuola di giornalismo, ma a 10 giorni dalla graduation, che è la grande festa finale con migliaia di studenti e familiari, in un anno normale alle mie spalle vedreste folle di studenti sul prato, gente che va, gente che viene. E quindi c'è questa situazione un po' paradossale in cui sul campus c'è solo qualche agente di polizia. Nel frattempo però nell'epicentro regna la calma, ma negli Stati Uniti e anche in tanti campus nel resto del mondo infuria la protesta, e la forza di Columbia come centro dell'intelligenza americana, che le ha dato forte visibilità, ha fatto sì che appunto la protesta si espandesse, e stiamo già vedendo i primi effetti. Biden è stato costretto ad intervenire, altri politici saranno costretti a tenerne conto, quindi la mia previsione è che continui e che abbia anche un'influenza, un impatto sulla politica. Grazie Davide. Se mi promettete di essere brevissimi, che devo mandare in pubblicità, Cecilia aveva una curiosità. Sì, io mi chiedevo, se ci fosse il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, il cessate il fuoco a Gaza, secondo te si fermerebbe la protesta oppure no, perché viaggia anche su, insomma, il canale della rivoluzione, della ribellione? Quindi alla luce di queste ultime notizie, diciamo. O si spegnerebbe un po'? Credo che si spegnerebbe un po', credo che per quanto gli slogan che sono stati scelti e la retorica siano radicali, la ragione per cui ci siamo trovati di fronte a questo movimento è la violenza della guerra su Gaza, è questo incessante continuo massacro di civili, quindi non ho dubbi che se la situazione si calmasse in Medio Oriente si calmerebbe. Ci sarebbe anche la tregua anche alla Columbia University. Non è un movimento, esatto, che chiede, sì, altro. Davide, ti ringrazio, perché ti avevamo chiamato per fare un'intervista, ma è stato molto di più. È stato veramente un bellissimo reportage, proprio anche molto televisivo, che ci hai fatto vedere un angolo promosso. Grazie davvero, Davide Lerner. Grazie.